The Show. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Il meccanismo lo conoscete tutti. Voi ci dite cose da dire a fare agli sconosciuti e noi le facciamo. Ma qui su The Show Plus non ci vogliamo limitare a fare questo, vogliamo fare di più. Abbiamo raccolto tutti i commenti che ci avete scritto sotto al post in cui vi dicevamo che avevamo delle maschere super realistiche da vecchi e le abbiamo trasformate in una storia. Questo è Detto Fatto. Detto Fatto Plus. Nelle puntate precedenti. E la nostra storia da vecchi bastardi è cominciata così. Io e Ale siamo stati morsi da due pensionati che ci hanno contagiato con il virus VDM che ci ha trasformati in due vecchi decrepiti e bastardi. Per tornare giovani dovevamo trovare la badante AstraZenecale, ma i nostri vecchi corpi ci hanno messo in qualche casino. Ma non tutte le sfortune vengono per nuocere. Una presenza oscura, che poi si è rivelata essere il piccolo Gianluchino, ha filmato di nascosto tutte le nostre disavventure e freebootandole online ci ha fatto diventare i TikToker più famosi d'Italia. I vecchietti di TikTok, così ci chiamano. E non siamo solo famosi, ma anche ricchi e ingestibili. Come delle vere rockstar. E per gestire tutto questo successo ci siamo affidati a un manager, Paolo Squalo. Una vera merda. C'è un affarista senza scrupoli che vuole solo mungere dalle nostre mammelle virali fino all'ultima goccia e ci consiglia di dividerci. Dividerci? Dice Alessio. Ma che c***o di strategia è? Sì, co***o. Diviso 2 si guadagna il doppio, è matematico. E noi ci siamo fatti convincere e lo abbiamo anche ascoltato, lo squalo. Ed ora eccoci qui. The Show presenta la terza puntata di Detto Fatto Plus. Due vecchi b***ardi, s***o, droga e TikTok. Ah, io ho il mio modo per trovare la mia strada, l'ispirazione e la pace dei sensi, l'ho trovato. L'analina o NLN, una droga sintetica costosissima che ho scoperto da quando sono entrato nei top 10 TikToker del mondo. L'unica peculiarità di questa droga è che va presa super sì, insomma, per via rettale, come le supposte, ci siamo capiti. Però ragazzi, mi dà un sacco di ispirazione. Fatevi mettere una supposta da uno sconosciuto. Le mani pulite? Perché devo ficcarmi questo nel c***o. Bella questa. Se mi dai una mano che mi fa un po' male le mani, mi scivola. Col bastone non riesci. Aspetta, aspetta, tieni, ficcali i pantaloni, che va messa nel c***o l'analina. Dammi la mano. Questa analina mi sta dando un sacco di ispirazione per la mia nuova carriera da solista. Oltre all'ispirazione creativa, toglie anche qualsiasi inibizione e ti fa sentire come un leone, soprattutto con le ragazze. Dite una ragazza, sono famoso su TikTok. Ciao. Ti vuoi toccare? No? Vabbè. L'analina sblocca il tuo potenziale. Il problema è che essendo una droga crea una dipendenza e io ne sto abusando. Ovviamente posso drogarmi. Che? Mi sto c***ando. No, di là, vai di là, è l'analina. Di là, è buonissima. Di là, vai. Ne vai. Vuoi è l'ultima dose. Non voglio niente, vai. Scusa. Vai. Io volevo solo assumere l'ultima dose di analina in pace, senza far male a nessuno. No, proprio via, via, aspetta, non hai capito niente. Via, via. Dimmi tu dove posso d***armi. Di là. Là. Di là, vai di là. Ma mi hai riconosciuto? Vai di là al palo. Sono quello di TikTok. Io non me ne faccio un Che scortesia e maleducazione. Comunque, oltre alla dipendenza, c'è un altro problema che avevo sottovalutato. L'analina costa. Cristo se costa. Ho fatto fuori tutti i miei soldi. Devo farne altri in attesa che il mio nuovo manager Paolo Squalo mi dia qualche lavoretto. Che c***o è Sara? Ho fatto soldi. Non hai dei soldi per l'analina? Io voglio i soldi per la c***o. Per la c***o, è una droga che si mette nel c***o. No, io voglio i soldi per mettere nel c***o la f***a da dietro, davanti e da me bocca. Complimenti. Grazie. Figure. Cavolo, la chiacchierata con questo troglodita del Gargano mi ha dato un'idea geniale per racimolare qualche soldino. Weirmi. Con le maschere da vecchi andate da un uomo e proponetegli una prestazione sessuale in cambio di soldi. Dove arrivi? Te lo faccio. No. Ciao ragazzi. No, ti prego, regalami quei guanti. No, sono io. Ti regalo una borsa, dai. No, io sto cercando l'analina. L'analina cos'è? Analina è una droga che si mette nel sedere. Non abbiamo. Fra, ho una vabbè, donna. Aspetta, no, scusa, non l'ho vista. Se volete un po' per 20 euro ve lo faccio. Che mi serve. Subito, c'è una mia amica. Che mi serve. Non lo vuoi un po'.
Io basta, faccio fare un da te. Vai. Per 20 euro! Ma poi devi smettere di parlare in questa maniera? Ho la compagna, te ne vuoi andare? Avete ragione! Vattene! Allora vai prima che ti. Vattene. Non lo volete? Vattene! Scusa! Vattene! Scusa! C'è la compagna gli ha parlato come una scusate, non arrabbiatevi, amici! Ma vattene, no, non sono gay! Ma va a mettere un c***o, vattene! Lo faccio per soldi! Vattene, non mettere un c***o! Niente soldi, un fallimento. Ho quasi rischiato di prendere le botte. E come se non bastasse, i primi effetti dell'astinenza da analina iniziano a farsi sentire. Mi sento un po' spesato. Capisco dove sto andando. Mi stanno anche per venire i primi stadi dell'astinenza. Stadio 1, una voglia irrefrenabile di sciare le vetrine dei negozi. Se mi dà una mano, ok. Sono 59 euro, dipende. Ah, ok, quindi anche... Sono belle cose. Una bella vetrina, che bello. Ah, oh, questa vetrina. C'è un vecchio che è stato quando la vetrina. Oddio, che goduria. Ma riesce da per tutto questa. Lasciamo stare, andiamo via. Oh. Non vorrei che stia male. No, no, questo sta facendo la vetrina. Devi dire qualcosa di sporco. No, no, non te lasciamo. No. L'hai pazzo. Perché? È l'analina, è l'astinenza. Ha bavato. Stadio 2, tirare le porte invece che spingerle. Si apre. Mi sa che tira. Deve spingere. È in grado di astinenza. Quante deve spingere, signore. Ma la sto a fare. Così scusate che adesso spingere e tirare è uno dei gradi dell'astinenza. Non riesco a distinguere più nulla. Scusate. Analina, voi non la vendete? No. Questa nuova deve essersi espansa in città, perché non ero il primo ad avere i sintomi dell'astinenza. Cos'è che sto facendo, signora? Sto studiando Einstein, Tesla, campo quantico, le strisce chimiche. Ah, perché io, signora, devo cercare l'analina. L'analina? Sì. L'analina la deve trovare nelle farmacie galeniche. È una signora, non c'è in giro le farmacie. In farmacia galenica, sì. Cercavo l'ispirazione per la mia carriera da solista in una sostanza, ma l'unica cosa che ho trovato è l'oblio. Passano le ore e la situazione peggiora. Ho bisogno immediatamente di riempire il mio ano di analina purissima. Datemi qualcosa da mettermi nel c***o! Devo trovare uno spettatore che mi dia gratis l'analina. Avete della c***o? No. Che tipo di c***o? Analina. Analina. Che c***o sta analina? È una c***o che si mette nel c***o. Ah no, analina non lo so. Te no. Non ce l'hai? No. E già che ci sono, devo riuscire a convincerlo a somministrarmela, perché in questo stato non ci riesco. Avete della c***o? Analina. Vieni, vieni. È quella che si mette nel c***o. Ce l'avete? Sì. Quanto volete? No, dipende quanto. Guarda. Analina. Sì. Quella rossa. Fa vedere. Voglio capire se ce l'hai, se è quella buona. Buona. Sì. È buona? Buona. Ma riuscite a mettermela anche voi? Buona. No, ma io non riesco a mettermela nel c***o. Voi riuscite? No? Vieni. Vediamo. Hai capito cosa mi serve? Quella analisa, quella piccolina. Quella rossa. Sì. Che si mette nel c***o. Ma voi riuscite a metterlo nel c***o? Cioè io devo mettere qua così. No, Guarda. Devo mettere qua. Voi. Vai. Non ce l'avete. Vale, volevo l'analina. Io invece, signori, mi sento spaesato. Lavorare senza Alessio? Suona strano. Niente Candid e niente TikTok. Siamo stati un duo fino a poco fa. Da solo non so proprio cosa fare. Devo trovare anche io l'ispirazione per una carriera da solista. Leggere un buon libro mi aiuterà. Sarà una grande fonte di ispirazione. Andate in una libreria e trastullate qualcuno con il piede nudo da sotto il tavolo. Stai, tranquillo. Oh.
Non si, si preoccupi, tu stai, struscio un po' i piedi perché sto cercando l'ispirazione, perché devo avere un'illuminazione per una carriera artistica, che il manager ha detto che divise si fanno più soldi. Ah, bravo, 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 bravo. Forse sulla barba, posso accarezzarti la barba coi piedi? No, no, grazie. Vabbè, vuoi stare vicino? Vabbè, va, scusa, ti lascio fare, io cerco l'ispirazione. Oh, che schizzinoso! C'è gente che pagherebbe per essere toccato dai miei piedi. Comunque, niente ispirazione. Mi autointerrogo. Come posso fare? A fare che cosa? Ad avere un'idea che mi possa far diventare virale sui social. Devo partire da zero, dalla costruzione di una nuova community. Forse l'ispirazione devo trovarla nella natura, il contatto con il verde, l'aria buona, i fiori, la terra e il sole mi faranno venire l'idea perfetta che sto cercando da tempo. Così riuscirò nella mia missione. Ma a un certo punto, tu sei il vecchietto di TikTok, mi chiede un giovane bambino. Certo, vuoi una foto? Gli domando. Mi sembra di averlo già visto questo qui. No, facciamo un video, facciamo il trend di TikTok dove tiriamo il cellulare. Va bene, facciamo questo trend. Rendere felici i miei fan è la cosa che mi dà più soddisfazione al mondo. Io tu, che trend intelligente comunque. Ma sapete cosa amo ancora di più? Gli animali. Sono un grande appassionato di uccelli. Oh cavolo, non vedo un c***o, devo aver scambiato due ragazzi per delle papere. C'è da mangiare agli uccelli. Comunque passare del tempo con dei pennuti mi rilasserà e mi farà trovare l'ispirazione. Chiedete a un signore se potete vedere il suo uccello, vediamo come reagisce. C'ho più di 80 anni ormai. Mi fa vedere il suo uccello? Qual uccello? È l'uccello, l'uccellino. Sto cercando ispirazione. Magari lo vedo, mi ispiro. Uccello, in giro ci sono. Ma il suo no? No, il mio. Vabbè, la saluto e buona giornata. Non vorrei che il signore abbia frainteso. Comunque in questo parco ci sono pochi uccelli ma un sacco di cani. Grandi, piccoli, a pelo lungo e a pelo corto. Magari la dog therapy potrebbe essermi d'aiuto. Cospargetevi le finte di mangiare per cani e andate in giro al parco. Vediamo se attirate l'attenzione di qualche cane. Che bello! Suo? Ciao! Ciao, bello! Che bello che sei! Ciao, ma sei bellissimo! Molto bello! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, che bel cagnolino! Vuoi che ti lancio il frisbee? Porca miseria, mi sono caduti gli occhiali! Tieni! Porca. Mi fa il solletico, signora! Mi fa il solletico! Che solletico! Mi sono caduti gli occhiali, porca miseria! Tenga, tieni. Grazie. Che bello che sei, mi piacciono molto gli animali. Porca miseria, mi sono... No, che schifo. Me le ha tutte leccate, signora, c'aveva anche la lingua ruvida. Do una sciacquata, Grazie, arrivederla. Vieni qua. Saluti. Vieni qua. Ale non ha ancora trovato l'ispirazione, ma io non sto trovando una via d'uscita dal tunnel della d***a. Ormai sono ore che le pareti del mio retto non assaggiano una pillolina di analina. Questa d***a doveva farmi trovare l'ispirazione per costruirmi una nuova carriera, ma invece mi sta distruggendo. Ormai sono caduto in basso, mi trascino e farnetico cose senza senso. Ho sviluppato anche un nuovo stadio dell'astinenza. Che faccio pirlo che hai? No, stai qua. Scusami, guarda. Sono in astinenza di analina, quindi dico delle cose senza pensarle davvero, scusami. Mi serve l'analina o non riuscirò mai a svegliarmi da questo incubo. Mi ricordo di aver nascosto una pillolina in caso di emergenze, ma non ricordo bene dove. Guardatemi, sembro un cane randagio. Il cane! Sì, il cane! L'ultima pillola di analina l'avevo nascosta in uno dei posti più reconditi e cari della mia persona. Il culo del mio cane! Un piccolo chihuahua che alla correnza diventa anche un nascondiglio perfetto per la d***a. Convincete una persona a mettere un dito nel c***o del vostro cane. Guarda, c'è un altro cagnetto.
Morde? Questo qua non va d'accordo con tutti, è per no. Giocare, no? Questo qua è piccolo, è appena nato? No, no, è un chihuahua. Ah, un chihuahua. Anche lui, lui è incrociato. Con chi? Con un cino, col chihuahua. Ah, col chihuahua anche lui? Quindi esperta anche lei con i chihuahua, più o meno, metà, insomma. Visto che lei è pratica, perché io non sono mica tanto pratico, mi servirebbe un favore, io le do un guanticino. Se lei riesce a mettere le sue ditine nel culetto del cane... No, 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 non sono capace io. È mia nuora che fa quel lavoro lì. È sua nuora che mette le dita, cioè, nel culo dei cani? Praticamente lo porto solo a spasso. Ma perché devo recuperare una pillolina che Sì, praticamente la veterinaria. Ah, c'è quel veterinario? Ah, allora lo metto nella portantina e lo porto dal veterinario. Sì, grazie signora. Questo è un consiglio utile perché sto iniziando ad avere delle crisi, perché mi serve quella cosina che ha nel sedere che gli ho messo un po' di tempo fa. Ciao. E là qua c'è un sacco di spazio per nascondere della droga eventualmente, eh? Tenga a mente, ciao! Ottimo consiglio quello di andare dal veterinario. Da solo non riesco proprio a recuperarla, la mia pillolina di NLN. Voi ci vedete bene? Questo è il sedere, giusto? Non è il muso. No. Ok. Nada, vabbè, mettiamo il mio portadroga a quattro zampe nella trasportina e andiamo dal veterinario. In 9 anni non avete mai fatto uno scherzo ad un veterinario. Ci odiate? Dai, tirate scemo qualche mio collega. Andiamo. Salve. Non riesco a far la cacca. Da quanti giorni? Sarà da 3-4 giorni. Ha mangiato qualcosa di particolare? No, sempre il suo solito mangiare. È gonfio. Lei non ha quel cosino per vedere... Ah, sì. Abituata. Che magari con quello riusciamo. C'è anche le ghiandole paranali piene. Come? Le ghiandole paranali piene. Le ghiandole? Paranali. Ok, non so, non sento bene. Dovrebbe fare, ce l'ha lì? Non so se è stato il motivo, eh. Qualche tempo fa gli ho messo una pillolina nel sedere. Quale pillolina? Della d***a. Perché gliel'ha messa? Per nasconderla. Cioè io sono venuto da lei per provare a tirar fuori quella pillolina lì. Se bisogna operarlo, operiamo. Io devo tirar fuori questa pillolina. È analina, è una c***a sintetica. Sì. Che è utile. Di cosa ci trovi? Lei è il dottore dei cani. Io ho provato, ho chiesto anche a una signora al parco di metterci il dito nel c***o, non voleva. Ma fa mettere il dito nel qua. Appunto, io ho le dita grosse, lei, la signora, magari l'ho nascosta perché in caso di necessità ne avevo una riserva. Invece di nasconderla a casa, non capisco. Non capisce niente, che palle. Però non è stato necessario operare il mio cane. È bastata un po' di pressione psicologica. Devi c***are! Devi c***are che mi serve la droga, c***a! E magicamente la cagnetta mi ha restituito la droga pronta da inculcare. Eccola! Però la botta tarda ad arrivare e ormai sono un fascio di nervi e ho il f***o facile. Siccome Marcuccino lo scrive, ci penso io. Mandate a fare in qualcuno con i capelli neri. Ma f***olo, ok? Ma poi mi chiama il palo squalo e mi fa: ho tra le mani un progetto per un brand automotive, segmento lusso, extra lusso. Proprio mentre lo sto per mandare a fare in culo come avrei sempre voluto fare, mi dice: sono soldi, tanti soldi. E nello stesso momento la sento arrivare. L'ispirazione, direte voi. Io dico: la botta. Ora coi soldi per l'analina sono tornato in carreggiata. E poi non capita tutti i giorni di fare un progetto per un brand di categoria extra lusso. Ora mi serve una bella idea per sponsorizzare questo bolide, ma sono troppo stanco. Dopo la giornataccia di oggi, un riposino mi sarà d'aiuto. Nascondetevi in una bara e fate c***o addosso a qualcuno. Che idea! Sì, ce l'ho! Sì, io adesso cerco una ragazza e vado. Ecco l'idea vincente: fare un bel TikTok con una ragazza. Così catturo l'attenzione del pubblico maschile, meglio se è straniera. Così vado virale in tutto il mondo. Solo che a quest'ora tutte le mie amiche TikToker stanno dormendo. Dovrò fare affidamento a qualche ragazza che trovo per strada. Noleggiate un carro funebre e andate da una Ina. Ciao amore. Ecco, la puntata qui
cui prende una piega non conforme alle policy della piattaforma. Già finora era tutto un po' oscurato, non si vedeva molto, ad essere sinceri. Amici, non disperate, perché un modo per vedere come finisce questa storia c'è, e vi permette di vedere anche un sacco di cose che non ci sono permesse in chiaro. Io che giro per la discoteca con il mio gingillo di fuori, lo sbatto un po' in giro e che combino un po' di casini, insomma. Oppure io che vengo incastrato in uno scandalo con un mio giovane fan, mi travesto da prete, ma va a finire peggio, con due caramba che mi inseguono. Vi state chiedendo dove vedere tutto il video completo con quello che non abbiamo potuto mostrare senza censure e in versione integrale? Semplice, su The Show Plus, abbonandosi al terzo livello. Come si fa? Clicca il link in descrizione, quello che trovate qui sotto il video. Ce n'è uno per ogni singolo episodio della prima serie TV italiana in Candid Camera. Detto fatto Plus, due vecchi bastardi. Ne vedrete delle belle, amici, senza una sola censura. E oltre a non esserci censure, potrete godervi gli altri 20 minuti di questo episodio e poi anche l'episodio successivo, il quarto, l'ultimo uscito della serie, quello in cui il Dottor Strange ci manda a spasso nel multiverso. Sì, perché voi pensavate di aver già visto tutto e vi sbagliavate di grosso, perché la storia continua. Da quando siamo stati morsi da due pensionati, non abbiamo avuto un solo secondo in cui la nostra vita è sembrata normale. Ora, oltre ad essere alle prese con i vostri commenti malati, siamo alle prese con qualcosa di più grande di noi. Non ci puoi fermare! Il vostro destino è in pericolo. Candid, sempre più folli e sempre più scorrette. Ti spocco il culo! Ci porteranno a spasso nel multiverso. Non lo porto io, poverino. Cos'è, un barboncino? Ma che ne so io? È una pecora. Alla ricerca delle uniche due persone che possono farci tornare giovani. No, stai seguendo me stesso! Sto seguendo me stesso, ma le nostre due varianti. Ma tra universi in cui i vecchi sono degli anfibi che hanno bisogno dell'acqua per respirare. Ho bisogno di acqua! Universi invece in cui i vecchi hanno le te. E molti altri ancora. Scusate, non è il mio universo. Ci troveremo faccia a faccia con le nostre varianti giovani, ma tutto andrà storto. Alessandro si innamorerà di se stesso. Porco giù, caterpillar gigantesco. No, quell'altro. Non c'è nessuno. Il basso. La rustina della peperego. È cattivo, non dire niente. È cattivo. Non dire una parola, per favore. A me non sembra. Non dire niente. Sembra un po' esperienza. E quindi? Chiamamolo! Piacere! Distendiamo un po' gli animi. Distendiamo un po' gli animi. Carini, invece del bambino, perché non ci portiamo a casa lui? Sembra tenero, lo mettiamo da qualche parte. E io invece involontariamente metterò i bastoni tra le ruote alla mia variante incel che cercherà di uccidermi. Oro! Non ci puoi fermare! E arriveremo al punto in cui le nostre vite saranno in serio pericolo. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.